Il comune di Fernate potrebbe essere stato il teatro di un incontro davvero speciale, quello fra Raffaello e Luca Signorelli. L'affascinante e suggestiva ricostruzione storica arriva dal professor Tom Henry, professore di storia dell'arte presso l'Università del Kent e massimo esperto mondiale di Raffaello. L'insigne studioso è stato infatti ospite del Rotary Club di Città di Castello, che con il patrocinio del Comune e la collaborazione della diocesi ha voluto ricordare i 500 anni della morte di Luca Signorelli. Allora, per sapere esattamente cosa è successo tra di loro è difficile, ma sembra probabile che loro due si sono incontrati o ad Oviedo o a Città di Castello o forse a Cortona intorno alla fine di 1499, inizio di 1500. Per questo motivo, in quella data si trova che i disegni di Raffaello in pietra nera rassomigliano molto a quelli di Luca Signorelli e ci sono anche debiti figurativi, cioè lui ha disegnato figure di Signorelli nei suoi disegni. C'è anche il fatto che su un cartone preparatorio adesso ad Oxford, lui Raffaello ha disegnato su un disegno che anche tiene un'idea di Signorelli, cioè tutti e due artisti hanno tenuto in mano la stessa pezzo di carta. Non è per caso che Giorgio Vasari, scrivendo Le Vite, ha inserito la biografia di Luca Signorelli come l'ultimo della seconda parte, cioè col culmine del 400, proprio come lui che ha fatto vedere a tutti quelli del 500 la strada da seguire. Dunque, l'importanza è chiaro. L'attività a Città di Castello era uno degli elementi conosciuti a Vasari e uno degli elementi che un po' definì l'attività dell'artista e la sua grandezza. Io ho sempre pensato, se lui fosse morto cadendo dal suo cavallo sul viaggio da Città di Castello ad Oviedo, cioè si deve parlare di una biografia di Signorelli senza Oviedo, rimarrà sempre della stessa altezza, di stessa importanza per l'arte rinascimentale. Era così attivo nei ultimi anni del 400 per rassicurare quella posizione che si è anche assegnato Giorgio Vasari. L'evento è stato incluso tra gli appuntamenti in calendario che il Comune ha organizzato per celebrare proprio il cinquecentenario della morte del maestro. L'iniziativa, diciamo, fortemente voluta dal Rotary Club Città di Castello per quest'annata è uno dei primi obiettivi per rendere alla città un evento di altissimo livello per celebrare i 500 anni dalla morte del Signorelli, grande pittore, e non potevamo farlo che con il professor Tom Henry, che è il massimo esperto mondiale del pittore. Lo abbiamo contattato in maniera del tutto, ecco così, provandoci, e il professore si è reso immediatamente disponibile e già da novembre del 2022 abbiamo iniziato a programmare questo evento, incastrandolo tra l'altro con i suoi grandi impegni che, come immaginerete, ha tra Cortona e il territorio dove il pittore ha operato. Sono molto orgoglioso anche del fatto che siamo riusciti a organizzare questo evento in sinergia con il Comune di Città di Castello, che ha voluto inserire all'interno del calendario delle celebrazioni la nostra conferenza, ma anche assieme alla diocesi di Città di Castello che ci ospita e che ci ha dato una mano nell'organizzazione, che ha reso possibile concedendoci tutto questo con la concessione della sala del Museo Diocesano.